violento diverbio che in breve si trasforma in una vera e propria rissa è quanto è accaduto nella serata di martedì al centro di accoglienza per senza tetto di San Domenico ad Arezzo. Cinque uomini che si erano recati al dormitorio sono improvvisamente venuti alle mani scatenando un violento parapiglia. I volontari spaventati hanno così chiamato la polizia municipale per sedare la rissa. I cinque clochard, tutti stranieri, sono stati denunciati e fotosegnalati. Alcuni sono stati consegnati alle cure dei sanitari del pronto soccorso per le lesioni riportate. È una nottata difficile che a volte capita, non era mai successa da noi, ma insomma in questi contesti può succedere, non deve succedere. C'è stata una forte attenzione da parte dei volontari, a cui va un grande ringraziamento per aver, come dire, subito una nottata difficile, alla nostra polizia municipale che è stata prontissima anche nel fare fronte a una vera e propria rissa scatenata da alcuni stranieri che nulla c'entrano con la solidarietà, ma semmai con altri ambiti che vanno non soltanto segnalati come abbiamo fatto, ma vanno anche esclusi da ogni tutela, da ogni attenzione. E quindi continuiamo nel fare il nostro lavoro di accoglienza, ma con quella rigidità e con quell'attenzione che sempre portiamo. Non a caso il concetto della schedatura di coloro che entrano è stata utile, perché adesso sappiamo chi sono. Ecco, e non potranno più rientrare al dormitorio, non potranno più usufruire di questo servizio le cinque persone denunciate? No, l'unico posto pubblico sulle quali bere e dormono sono le patrie galere, quindi è evidente che non c'è posto per chi delinque. Questo è un luogo di accoglienza per chi ha bisogno, chi delinque non è accolto né qui né nella città di Arezzo.